Carissimi Lia e Massimiliano, Massimiliano e Lia, oggi è un giorno meraviglioso per noi, per Rosa e per me, perché questa mattina abbiamo stato nel dottore, perché Rosa faceva la prova di memoria. Io avevo paura, non sapevo cosa poteva succedere, perché aveva veduto che ogni volta si dimenticava di tante cose, faceva cose strane che io nella vita di ogni giorno io sentivo che non c'erano. Bene, ha fatto una prova meravigliosa, benissima, tutto bene, tutte le domande che l'ha fatto la dottora, tutto ha risposto benissimo. E io sono molto felice. Sono molto felice di avermi sbagliato, perché donna per me è la mia vita, certamente questa. E siamo tanti uniti di tanti anni, da giovani di 16 anni. Bene, e lei è andata adesso a vedere il suo padre e io sono restato qui a casa perché fa un calore terribile e abbiamo veduto tutti e due i vostri video, le tre video di 15 secondi ognuno, tanto belli, tanti carini. E stiamo pensando nella vostra del vostro viaggio alla Corugna. È per noi un'illusione enorme poter andare con voi a vedere tante cose. La gastronomia dobbiamo guardare e mirare come facciamo, però sempre si trovano soluzioni, si può fare qualche cosa, certamente. Bene, io sono molto felice e io voglio cantarvi un'aria che non è un'aria gioiosa, non è, perché tutto lo contrario, è un'aria triste, però a me mi piace tantissimo, che è il lamento di Federico di Larnesiana. Io lo canto per voi dal fondo del mio cuore, vediamo cosa succede. La solita storia del pastore, il povero ragazzo voleva raccontarla. Dormir così
nel sonno almen l'oblio trovar. La pace sol cercando io vo, vorrei poter tutto sforzo è buono, davanti io sempre di lei il dolce mio. La pace tolta è solo a me, perché ne dio tanto pena. Sempre lei mi parla al cor, fatale mission mi lascia, e mi fai tanto male. Sono un po' commosso. E un abbraccio enorme, enorme, un abbraccio, mi piacerebbe stare adesso nell'abbraccio con Rosa e darvi un abbraccio a tutti e due, immenso, immenso, enorme. Benissimo, parliamo e soprattutto vi aspettiamo qui. Alla nostra casa, che è vostra casa. Ciao, baci.